130 ml. Un goccio lo metto nella tazzina, dove ci metto circa 2 grammi al massimo, 3 di lievito di birra. 125 grammi di acqua, millilitri di acqua. 13 grammi di burro. Un pizzico di sale, di zucchero. Un pizzico altrettanto di sale. 125 grammi di farina. Faccio bollire l'acqua. Non deve bollire troppo, sennò evapora. Si butta dentro tutta la farina ad un colpo. Una primissima mischiata, ci si butta dentro anche il lievito che avevo prima disciolto e poi si gira tenendola sul fuoco, cercando di impastarla il meglio possibile. È molto dura. Consistenza deve essere liscia, morbida. Tutto l'impasto è duro, ma questo è morbido. Qualcuno aggiunge l'uovo, a questo punto amalgamo un uovo a questa pasta. Io, negli ultimi esperimenti che ho fatto, non serve l'uovo. Il mio adattamento della siringa al tubo da silicone. Scottano. Sei mai sgocciolo? Ne viene una decina. Ne viene una decina grossi così con 125 grammi. Ma se li fai più piccoli, cuociono prima? No. Devono essere così? Sì, anzi dovrebbero essere anche un pochino più grossi.
Com'è? Non mi è venuto un po' d'oletto, evidentemente l'olio non era caldo abbastanza. E più zucchero non devo mettere nella pasta. Ecco.